劇ゲームプレゼンタ。Il manga alternativo che ti volevo consigliare oggi è di un autore che adoro, ovvero Shinichi Abe, di cui ti avevo già parlato qualche anno fa quando avevo fatto il consiglio per questo altro suo volume. Infatti in Francia ne sono usciti parecchi di volumi di Shinichi Abe. Cerco di pronunciare i titoli in francese, ma ovviamente non sono in grado. Comunque questo è Gli amori di Taneko. Poi sempre in Francia è uscito una famiglia triste, immagino. E poi anche Un ragazzo gentile, che è l'unico che al momento è stato tradotto anche in italiano. Però appunto quando li avevo letti erano disponibili solamente in francese, quindi mi ero accontentato. Però diciamo che tra una traduzione con Google Translate e una immaginazione di quello che dicevano i dialoghi, comunque ero riuscito ad apprezzarlo, anche perché io adoro assolutamente i disegni di Shinichi Abe. Autore ovviamente tra quelli che hanno reso popolare la rivista Garo negli anni 70, tanto che all'interno di questa copertina ci sono queste due altre copertine riprese proprio da Garo, o almeno in stile Garo, quindi davvero bellissima come edizione. Questo volume è stato pubblicato dalla Black Hook Press a Tokyo. Non ho capito se è una piccola casa editrice o un piccolo negozio che però stampa e traduce anche alcuni volumi. Ed è questo il primo volume in assoluto di Shinichi Abe tradotto in inglese. E naturalmente per me, essendo anche il primo volume di Abe che riesco a leggere in una lingua a me comprensibile, è sicuramente quello che ho apprezzato di più al momento. Lui di solito è conosciuto, a parte appunto per lo stile, che assolutamente appena vedi il tratto ti vengono in mente appunto gli autori di Garo di quegli anni, ma in generale anche tutte le sue tematiche, quindi vita di coppia, vita di ragazzi giovani senza un lavoro, problemi sentimentali, problemi di alcol, e tutte queste storie in particolare sono riprese proprio dalla autobiografia di Shinichi Abe. Tanto che questa raccolta e in generale tutte le storie autoconclusive che sono all'interno di questa raccolta hanno principalmente come protagonista proprio quella che poi è diventata sua moglie, ovvero la Miyoko, che è rappresentata anche in copertina. Ragazza di cui lui si è innamorato da giovane, conosciuta a scuola, e poi è diventata la sua compagna di vita. Una vita sicuramente non facile per Miyoko, visto che Shinichi Abe era un uomo con un sacco di problemi, sia di alcol che psicologici. E se queste storie sono effettivamente riprese da quello che è successo davvero alla coppia in quel periodo, Miyoko deve essere stata davvero una donna, una ragazza molto coraggiosa per sopravvivere con questo compagno così difficile. Tanto che offre anche del sesso con la sua ragazza, delle persone conosciute al bar. Oppure a volte sembra quasi trattarla come un oggetto per soddisfare i suoi bisogni sessuali. Tanto che in una di queste storie si vede come la sua ragazza a un certo punto decide di andarsene da questa situazione, ritorna dalla sua famiglia, ma poi in qualche modo questo amore perverso vince e i due ritornano insieme. Come al solito in questi consigli video, quello che vorrei fare soprattutto è quello di sfogliare le pagine di questi volumi, visto che non si trovano facilmente degli scan, degli esempi, delle foto online. E credo che attraverso lo sfogliare di queste pagine tu possa capire più o meno cosa c'è all'interno del volume, quindi se ti può interessare. E soprattutto si vede tantissimo lo stile di Shinichi Abe, di come possa cambiare tantissimo da una storia all'altra. O addirittura all'interno della stessa storia può passare da dei disegni che sembrano quasi abbozzati a delle pagine intere iperrealistiche. Ricorda infatti un po' anche il suo collega Seiichi Hayashi, di cui da noi è uscito Elegia in Rosso, uno sicuramente dei miei volumi preferiti di sempre. Però per entrambi, per qualche motivo, sia in Italia ma anche in inglese, è uscito davvero poco rispetto a tutti i volumi e tutto il materiale che ci sarebbe a disposizione di questi due autori. E rimangono entrambi abbastanza snobbati anche dagli appassionati.
Non ho idea se quanto successo abbia avuto Un ragazzo gentile in Italia, però sicuramente anche quello è super consigliato. Magari farò un altro video dedicato per sfogliare l'edizione francese. Però in ogni caso, se ti interessa lo stile di questi autori di Garo, lo stile autobiografico, delle loro storie difficili di vita, un po' scapestrata, e nel caso di questo volume soprattutto i sentimenti, le introspezioni della compagna di un mangaka così complicato, è un volume sicuramente consigliato. In particolare questo della Blackwood Press si può comprare sul loro sito, te lo spediscono direttamente dal Giappone, e come al solito penso che sia una di quelle cose che vanno assolutamente supportate, nella speranza che molte più piccole case editrici possano tradurre direttamente loro e pubblicare questi manga un po' snobbati dalle case editrici occidentali. Tra l'altro, come al solito, in questo volume è compreso alla fine una bellissima sezione biografica, praticamente una storia quasi completa sull'autore, le sue opere, e un bellissimo saggio che spiega, racconta chi era Shinichi Abe, perché ha fatto un certo tipo di manga, e ti aiuta anche a comprendere meglio le storie che leggi nei suoi fumetti. Infatti, probabilmente consiglierei di, se recuperi questo volume, di leggere prima il saggio e tutta la sua storia, e dopo di leggere le storie del manga. Perché sicuramente riesci a cogliere quanto delle situazioni che potrebbero sembrare inventate, in realtà sono situazioni e momenti della sua vita che probabilmente sono stati anche difficili da disegnare. Tanto che a un certo punto nella storia si legge che Abe ha avuto anche gravi problemi proprio a disegnare. Non riusciva più a disegnare, gli tremava la mano, e a un certo punto ha dovuto smettere. Se non che negli ultimi anni sembra che si sia ripreso e abbia ricominciato a disegnare. Tra l'altro anche in collaborazione con il grandissimo Takashi Nemoto e altri autori colleghi, sia dell'epoca di Garo sia amici più recenti, che lo hanno aiutato a tirarsi fuori da queste sue problematiche. Comunque, nella descrizione del video, come al solito, ti metto poi i link per recuperare questo volume, oppure appunto gli altri che sono usciti anche in Europa e sono più facili da trovare anche su Amazon. E come al solito, se in questo video hai scoperto un volume interessante e meno conosciuto, puoi dare un'occhiata agli altri video consigli di manga che ho pubblicato nel tempo sul progetto Gekigemu. Questo era Shinichi Abe con il suo That Mayoko Asagaya Feeling, pubblicato in inglese. Grazie per l'attenzione e a presto!